Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader hanno discusso su come raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina dopo l'invasione della Russia nel 2022. Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром Орбаном обговорили найбільш принципові питання наших відносин, наших сусідських відносин, торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання. Говорили сьогодні про гуманітарну сферу, про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині. È la prima volta che Orbán visita l'Ucraina da molti anni e l'evento rappresenta un potenziale segnale di disgelo nelle relazioni tra le due nazioni. Il primo ministro ungherese è noto per essere uno stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin e finora ha sempre bloccato o ostacolato gli sforzi dell'Unione per implementare l'assistenza militare all'Ucraina. In passato ha anche accusato Kiev di maltrattare una minoranza etnica ungherese nella regione occidentale ucraina della Transcarpazia. La visita ha luogo un giorno dopo che l'Ucraina ha assunto la presidenza semestrale di turno dell'Unione Europea, nonostante le preoccupazioni di alcuni deputati dell'UE che ritengono che il curriculum democratico del paese non lo renda adatto a guidare l'Unione. Ma i funzionari ungheresi hanno dichiarato che agiranno come onesti mediatori in questo ruolo.